Vuoi acquistare crediti? Passa da fifaeasy.com, utilizza il codice coupon malati15 per avere l'8% di sconto. Link coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Joe Pispo dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Aubameyang nella sua versione second in form dopo l'upgrade che ha ricevuto con questa nuova carta con 86 di rating. Io ho già analizzato la sua versione in form, quella 83, ed ora vi dirò cosa ne penso di questa carta 86. Partiamo con i pro. Velocità, in carta 98 con 99 accelerazione e 98 velocità scatto. Velocità ragazzi assolutamente fantastica, è un giocatore che quando parte è davvero imprendibile ragazzi, imprendibile. Ed anche un altro pro, posizionamento e work rates. Posizionamento fa parte del tiro, 88 con 91 posizionamento, 91 finalizzazione, 84 potenza tiro, 83 long shot, 88 tiri al volo e 86 di rigori. Work rates alto basso, perfetto per un attaccante. Il 91 in finalizzazione? No, per me non è 91. A volte sotto porta sbaglia. Dalla distanza il tiro non è proprio precisissimo. È diciamo una potenza tiro così e così. Altro pro, i passaggi. Per un attaccante sa anche far dei bei passaggi. 80 in carta con 82 visione, 86 cross, 81 passaggi corti, 68 lunghi e 83 di effetto. Devo dire, tutto sommato, passaggi corti, lunghi e filtranti sono accettabili. Altro pro, resistenza, che fa parte del fisico, 75 con 83 resistenza, 81 forza e 47 aggressività. Non è un giocatore particolarmente aggressivo. La sua forza fisica viene purtroppo ostacolata dal suo equilibrio. Equilibrio fa parte del dribbling, 84 con 85 agilità, solo 70 equilibrio, 88 riflessi, 83 controllo palla e 85 di dribbling con 3 stelle skill. Tutto sommato è un giocatore abbastanza agile, è un giocatore che controlla abbastanza bene la palla, però non mantiene l'equilibrio. E vi ripeto ancora una volta, l'equilibrio influisce sia sul dribbling, secondo me, ed anche sulla sua fisicità, e sui passaggi e sui tiri, perché ci vuole equilibrio e coordinazione per tirare come si deve. Altri valori in carta, colpo di testa 82 con 80 elevazione e 80 precisione di testa con 187 centimetri. Diciamo un colpo di testa tutto sommato per me accettabile. Poi abbiamo un 78 in calci piazzati, a cui va aggiunto l'effetto e la potenza tiro, e devo dire comunque calci piazzati per me accettabili. Ha anche 3 stelle piede debole, che non sono né un contro e né un pro, perché col sinistro, che è il suo piede non preferito, comunque i tiri passaggi sono accettabili. L'ho utilizzato come attaccante in un 4-3-3-2 ed come attaccante a 2 in un 4-1-2-1-2. Diciamo in entrambi i casi si è comportato abbastanza bene. Alternative in base alle sue statistiche abbiamo Agüero, Dybala, Mané ed altri. Questi sono 3 che ho selezionato. Per le versioni normali o If o Hero vi consiglio più Agüero. Agüero perché ha il fisico, Agüero velocità, tiro e dribbling ragazzi. Invece per le leggende Butagueno, scusate la pronuncia. Butagueno perché ha un prezzo più elevato sì di Aubameyang, però rispetto a Pelé diciamo costa molto molto di meno. Paragoni con le sue versioni precedenti, abbiamo con la vecchia SIF un più 5, invece con l'attuale in form abbiamo un più 11. Io ho provato la sua versione IF 83 e la versione base 82, ma non ho provato la versione base upgrade 84 e la versione in forma 85. Quindi io me la sento di dire che comunque questa versione 86 era molto simile ed è molto simile all'ex versione 83. Il costo, l'IF
costa circa 220k in meno rispetto al SIF. Il base 84 costa 450 circa in meno rispetto al SIF. Il base 82 costa un mezzo milione, ragazzi, rispetto alla sua versione Second Inform. Ed io l'ho pagato 420.000 crediti. Forse un prezzo un po' altino, dovrebbe essere sotto i 400.000, secondo me sotto. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto per questa carta è un 7. Un 7 perché comunque è un giocatore che segna, è un giocatore che si propone, però non è, secondo me, l'attaccante su cui farei pieno affidamento, perché secondo me dimostra dei valori in carta che in game sono più bassi, secondo me. Dunque ragazzi, la review termina qui. Se vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, commentate questo video se avete provato, se proverete Aubameyang 86, ditemi cosa ne pensate dei miei pareri che ho detto in questo video. Dunque ragazzi, Wejo Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!